Meglio sempre una verifica in più che una verifica dopo, e dicendo, mannaggia, avessi guardato. Accorci per te. Allora, vediamo un po'. La caratteristica, ci sono alcune caratteristiche di volo un po' particolari della macchina, tipo il decollo che si fa in un modo anziché non. Eccolo in volo, bravo, un applauso Orlando. Per vedere il birotore. Paolo, che ora hai detto tutti gli anni? L'una meno un quarto. Ecco in volo, sente bene il frappeggio. Togli la musica, Albi, per piacere. Togli la musica un attimo. Togli la musica un attimo, per piacere. Il direttore è comparso con questa manifestazione anche qui a Villanova. L'anno scorso era ancora nelle idee di Orlando, nei suoi desideri, quest'anno invece ce lo presenta in volo, come sempre con le caratteristiche di Orlando. Perfetto. Ok. Che bel rumorino anche. Ovviamente è una macchina elettrica. Portato il battito delle parole. Giampaolo, Banco Radio. Ecco qua, fatto da una salita, una discesa, e abbiamo proprio la dimostrazione di come la determinazione nel raggiungere un obiettivo assolutamente sia fondamentale. Orlando sarà nuovamente dimostrata raggiungendo questo obiettivo di questa bellissima macchina. Facciamogli un bel applauso, veramente, che se lo merita. Grazie Orlando. Comunque dicevo, mi sono un po' distratto perché mentre parlo sto anche filmando. Però questa è una macchina che è comparsa anche lei, diciamo, nei periodi delle guerre nel sud-est asiatico, e serviva proprio per il trasporto delle truppe, quindi truppe materiali, quindi si arrivava rapidamente per portare il supporto logistico, medicinali, viveri e quant'altro. Una delle caratteristiche che mi ricordo quando lessi i primi libri su queste macchine era l'autonomia, qualcosa di assolutamente ridicolo, un'ottantina di miglia e poi si erano bruciati qualche tonnellata di carburante. Poi chiaramente anche loro hanno subito delle belle evoluzioni, raggiungendo delle prestazioni, per facendola diventare una macchina operativa a tutti gli effetti. Come potete vedere che è una macchina in grado di volare proprio, quindi ci sta riproducendo il volo di un birotore. Vedete che per via dei due rotori, come sono messi, l'avvicinamento, l'atterraggio è fatto sempre con il muso sollevato. Anche l'elicottero reale solleva prima il muso e poi dopodiché decolla. Bellissimo, bravo Orlando, un applauso, che se lo merita. È sicuramente una macchina affascinante. Come dicevo all'inizio, a bordo Orlando ci ha messo anche
un'accendina elettronica per gestire completamente la macchina. L'accendina se l'hai fatta, di nuovo lui se l'è programmata, pensata e fatta lui. Ecco qua, classica posizione, un po' da cagnolino. Bravo Orlando, un applauso. Però è anche una manovra che fanno normalmente anche in sede di manifestazione, in sede di air show, proprio quella della di sollevare fortemente il muso rispetto. Due foto a tutti, perché non spedisce per me. E poi? Ah, ma questo è un filo importante. Ecco, sta ondeggiando. Proprio per farci vedere la maneggevolezza della macchina, quindi è proprio ben controllabile. Non vuole esagerare, però io ho visto fare delle manovre in virata, in velocità, che sono di tutto rispetto, considerando che di noi sono due rotori che sono da controllare contemporaneamente, perché imbarda, rolla, peccheggia, quindi è in grado a tutti gli effetti di muoversi con agilità e destrezza. Atterraggio, sta di nuovo sta sollevando il muso, sta girando anche impegnato sull'asse posteriore, notevole. Questo dà l'idea di che la capacità di muoversi. Ecco che Orlando ci saluta per chiudere il suo volo. Complimenti Orlando, un bel applauso e grazie.